Allez, comme chaque semaine, on vous emmène pêche kilo au guichetazé, rabi pour thème, il ou bel ou paez, et dit Gizon, indoa luchaspe, ta Lionel Luciani. Bonazer, Lionel. Bonazer, salut, d'oste, la yé, un paez et Gizon, et que bo kunishi de be, et pe parlane, soku inoshri dou imbida, dit Don Marc Albertini, ou meridio paez, et bonazer. Bonazer à tutti. Dobu Akantu, Jean-Philippe Migae, l'organisateur à Gorsa et l'Orient, et bonazer en Kaboy. Bonazer. Maintenant, tu dis la chabia barou, la mascobre ou ribour, tu fais tout coup Stéphane Paul et Rizer. Ça, c'est des poireaux. Bonjour, Lina, voilà ce que tu es pour toi. A mezzo à bien, di Castello, si biatta au baise et guisonne. Allez, chérie. 200 abidenti à la nada, assai più l'estade, per andare a scontrare oiente. Ci vuole onda di mattinata al caffè. Bello, bello il paese di Gizon. Perché? Perché non c'è mica lo stesso. C'è mica lo stesso in Corsi. È un bel paese, si sta bene, c'è tutto. C'è chi ci vuole. È appena lontano dalla villa, ma sa va, può andare. A vedere tutti i giorni in paese, bon, apprezzamento si passa bene perché a gente non si lagnano mica. Bon, ci chi dice che c'è troppo differenza tra l'inguerno e l'estate. L'estate c'è troppo mondo e l'inguerno non c'è niente. Ma fai, la vita è bella anche in paese. Qui ci scontrano gli amici, paesani e lavoratori, come su Gabradio di Montaniera, Bestillovi. Ma d'inguerno me ne va con piedi, me ne va con l'insecca. E dopo mi sto qua su. In De Rosse, quello è un paesolo abbandonato, e dopo quello qui, faccio due montagnieri. E dopo faccio a pende formaio. E anni ho portato fuori la finestra! Giunta un de giorno e mezzo, e l'ora di l'aperitivo, la fare si passa a Piazza Fontanone, giusto tempo di una rinfrescata. Per rapporto al Covid non si può fare nulla, non c'è mica cantatori, non c'è mica emissione russa, come sempre cantatori. Più l'aperitivo, no? L'aperitivo sì, a campo che c'è Pasqualone qua, basta non sta a piazza, se no si vende qua. Così ci rendiamo conto dell'importanza dei commerci. Sono come le boulette, ne metto due per persona. Malgrado il virus, quest'estate l'attività si è mantenuta. On ne se plaint pas. On espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du mois, hein. Au moins. Ouais, non, c'est une belle saison. Da un canto di turisti, qui di noi la sorpresa è stata una. Un rudione è conosciuto per la zona dura, sono 100 persone a giorno, abbatte su piccolo barco. Ça funziona completamente, soprattutto quest'année. L'après-Covid funziona, marche vraiment, vraiment bien. On travaille énormément et ça fait plaisir. Tra montagne e fiume, dai capannelli all'insecca e o paese di Ghisogni regala ai abitanti un duello di verdura. Che la sia d'estate o anche un burro d'invernata. E abbiamo visto giomeri i commerci in un paese come Gizoni sono importantissimi, perché? Sono importanti perché i commerci sono la vita della comune, fare campagna in poche famiglie, di una maniera di fare la gente per stare in paese, quindi che siano per comprare un bano, per un colpo, per comprare, per mangiare, per noi è importante avere questi commerci che marciano in paese e ne siamo veramente fieri che siano così dinamiche e che le marce siano bene. Perché di conto un paese appena scartato, Gizoni? Siamo scartati, siamo a una mezz'ora di Gizoni, c'è la mezz'ora di orario, quindi abbiamo bisogno di essere con i nostri commerci per poi comprare da noi. E malgrado il virus, quest'anno c'è stato appena un'attività in paese, e malgrado il fatto che qualche animazione sia stata annullata, quale si spiega di Giappone? Hai capito, l'animazione è annullata, dopo domani c'è sempre un ballo del 15 agosto, è stato annullato, c'è sempre io che ho bezzi idee, non mi capo su dove va, quindi tutto che concerne le feste pubbliche sono state annullate, ma c'è stato quantunque una vita al giro dei commerci, e i commerci, tutto il mondo si scontra a zero, beh, un colpo, su tutti in piano.
mais sont forts. Hein. J'ai mis qu'à risque des Covid, et que tout le monde se pose contrat au giro de ces commerces qui sont vraiment importantes à Benoï. Il faudra dire que c'est pareil à Farafa, en Ghisogne, c'est Anna Dura, qui est assez fréquentée. C'est le plus important de nous, depuis Anna, faisons la promotion d'Anna Dura au giro de Baez, et nous donnons les gemelles hein, pour pouvoir promener. Donc c'est au vieux, mais c'est au vieux morbo, c'est au vieux pour pouvoir andare a nous dare un fumo chez les Onibogi, pour rivrascasse avec ce gallo. Donc j'ai Onibogi di luoghi per Martia, per fare le promenade di 2 ore, di 5 ore, di 10 ore. Donc tout le monde trouve au conto au giro da Nador in Ghisogne. Parlando di Nador, mi giro verso il nostro secondo invitato, Jean-Philippe Migaeli, voi organizzate ogni anno una corsa, la corsa di l'Oriente, qui i vostri amici di Ubaese. Spiegate già appena lo scopo di Sassugio. Mais nous avons repris l'organisation de cet événement en 2013, parce qu'il y a un des corses de montagne qui sont les plus anciens qu'un corsi. Il a principiato en 2003, quand les gens qui l'ont lancé voulaient nous arrêter, nous avons décidé de provare à ripier à l'affaire, parce qu'au principe, on n'y a mica plus de faire. Dove? Dopo l'abbiamo fatto viaggiare a nostra maniera, i geremo, sempre lo spirito di tenere i geremo a sfida sportiva, ma di nuovo di tenere l'affare umano, sempre di mettere l'uomo o la donna nel centro del yoga, perché la corsa lo organizziamo sempre per un associo, malauguratamente, un associo che viene in aiuto a un sito o a chi sia, chi è in difficoltà. E anche un altro filo rosso che è sempre di tenere il paese nel centro del yoga con tutto il mondo e i commerci e abbiamo la chance giustamente perché è qui ringraziamo davvero un mare che ci aiuta e che ci suita pertanto non siamo tanti fa giù le manco noi ma voilà, e sempre di tenere il spirito del paese da gente di Geremo che sono solidari tra eli e abbiamo messo in ballo tutti questi valori e oggi spero che abbiamo riuscito a poco presto il nostro evento. E quest'anno come è fatto allora? Beh, quest'anno siamo stati in una negativa situazione. Anno diremo che l'affare era più chiaro, c'era il Covid. Puliamo va a Gorza, ma abbiamo fatto la scelta di domandare ai nostri paesani ciò che li pensavano, perché non solo essere organizzatori di un evento, siamo di nuovo attori della società. A gente ci hanno fatto capire che c'era appena di paura, ciò che si può capire che è logico, l'avete detto, siamo un paese appena lontano di tutto e non abbiamo mica voluto fa più un rischio di portare un pericolo nel paese per un evento così, non abbiamo fatto nulla. Quest'anno, sino al mese di luglio, l'affare si passava bene per noi, fuorché dopo conosciamo un contesto sanitario, come lo si passa. Abbiamo deciso di fare la corsa, ma mica con tutto il mondo, perché per noi era impossibile avere una garanzia sanitaria per i nostri abitanti. Donc, che abbiamo fatto? Abbiamo detto, come eravamo già in relazione con un associo, non ci pareva impossibile di non fare nulla. Abbiamo una proposta di gente che voleva fare la corsa per sazzitirla. Donc abbiamo fatto come se era una corsa, da iscrizione a partita per giugno, abbiamo messo rapidamente e soprattutto otto sportivi accompagnati da 3 gente da qui, anche una sfida, fa un percorso in meno di 4 ore 45 e l'hanno fatto. E tutta gente che si iscriveva come se era una corsa, abbiamo dato tutte le iscrizioni, ancora vendite di t-shirt. E di nuovo a ciò che ci hanno portato si spini voghi da Iaci, che ringraziamo per chi sono eli che sono venuti a fare la corsa per Sassitira, abbiamo dato tutta la ricetta a Sassuccio. E se è passata, Jean-Mère, facci piacere con tunque di avere un associo così, ne hai bisogno in paese? Abbiamo bisogno di questo che li aiutiamo di voi sempre, perché veramente hanno uno spirito che ci convene è di difendere un paese, di difendere lo spirito del paese, di difendere la montagna, i nostri luoghi, e di difendere di noi questa maniera sociale d'accompagner et d'aider qui sia. Donc, à pesquer dans ces valeurs, en cas que nous sommes qui. Donc, pour nous, c'est normal d'aider et ce spirit de gousi, le spirit qui nous convient et qui nous aiderons toujours. Et d'abord, qui s'y verra un attaquement quand on est en montagne, sert de nous à se mettre en place que est efficace à faire. Alors, di vera qui abbiamo fatto, digeremo. Ci occupiamo della corsa, pure i maestrali della corsa, ma allo stesso tempo ne abbiamo discutato, siamo, come l'abbiamo detto, siamo attori della nostra società. E
A Canta Gorza abbiamo deciso tutti gli anni, puliamo una fontana, apriamo una strada, arriviamo in chiasso, facciamo qualcosa, non è mica sai, ma piano piano tutti gli anni intratteniamo e c'è sempre un luogo in più dove la gente può passare via di là, o un muro che sarà arrivato, una fontana dove ci giungerà sempre l'acqua. Quindi di Canta Gorza è l'elemento principale. Ma quando c'è di nuovo una vita che si passa tutta l'annata e è appena il nostro affare, come lo possiamo fare, perché è sempre un associo, abbiamo i nostri lavori, le nostre vite, i nostri desideri, ma quando abbiamo appena di tempo, possiamo organizzarci, abbiamo gente che viene appena a aiutarci, hanno capito perché facciamo così, e ci passiamo una stonda e proviamo a fare qualcosa di bene. E l'affare è biagio, Giorgio? L'affare è biagio da vero, abbiamo messo in piazza un sistema di internet per far conoscere tutte le strade del paese, che di regalo a tanti sistemi di telecharging e vediamo di poi qualche annata ogni po' di gente che viene, che corrono, che girano il giro del paese, forse 90.000 persone, tutto il mondo si ferma mica qui, 90.000, ce n'è qualcuno che si ferma da bene un colpo, a mangiare, sta in un paese e tutto questo è un lavoro in comune che noi abbiamo, noi per fare promozione di ghiassi, per aiutare a fare i ghiassi e chi fa che sobrecce e così ci andiamo poco a poco. È detto, ringraziabi, noi ci ritroviamo la settimana che viene per un altro paese sempre in diretta e sempre per questi luoghi. A ringraziare Vio Lionel e a ringraziare di nuovo tutte le squadre tecniche di France 3 Corse che ci permettono di realizzare queste pagine.